Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Ragazzi, oggi sono qui per parlarvi di un semplice ragazzo che dopo la maggiore età si è rivelato uno dei fuori di meloni seriali italiani più assurdi che io abbia mai scoperto in vita mia, giuro. C'è da dire che questo uomo non si è limitato solo a colpire in Italia, bensì è approdato anche in Francia e in Svizzera. Il suo nome è Roberto Succo e i media l'hanno soprannominato il mostro di Mestre, ma in realtà pare abbia tanti altri soprannomi come il cherubino nero, il fuori di melone dagli occhi di ghiaccio o ancora il fuori di melone della luna piena. Le sue vittime accertate sono 6, ma come al solito prima di addentrarci nella parte oscura della vita di questo uomo, facciamo un passo indietro e tentiamo di inquadrarlo. Roberto Succo nasce a Mestre il 3 aprile del 1962 e di base crescendo diventa un ragazzo che mantiene una certa distanza dagli altri. È introverso e solitario. A 19 anni Roberto è uno dei tanti ragazzi che popola la provincia veneta. Frequenta l'ultimo anno al liceo scientifico Morin di Mestre. In ambito scolastico non eccelle, però ottiene comunque buoni voti. Però, essendo molto introverso, Roberto praticamente non ha amici. Nonostante ciò, comunque, il ragazzo viene descritto come intelligente, è amante dell'aria aperta, delle automobili e ha una grandissima passione per il culturismo. Non ha un ottimo rapporto con i suoi genitori. Roberto litiga spesso con i suoi per l'automobile, ossia un Alfa Sud, in quanto il ragazzo la vuole sempre utilizzare lui. Però alla fine è normale, a quell'età poi. Però c'è anche un altro hobby che lo coinvolge ed è parecchio macabro. E si tratta della sua passione per l'anatomia. Più precisamente Roberto disseziona piccoli animali. Infatti il ragazzo disseziona lucertole, criceti o addirittura gatti. Lo fa perché sostiene che siano tutte ricerche, in quanto vuole capire come siano fatti gli animali e come funzionino, col fine di comprendere come funzionino le persone. Quest'ultimo hobby di Roberto è una particolarità che si sposa perfettamente con la giovinezza di Edmund Kemper, un altro fuori di melone seriale che ha colpito in California, e di cui peraltro vi ho già anche fatto il video. Io vi giuro ragazze e ragazze che quando Edmund ha spiegato la motivazione dietro la sua ossessione per la dissezione degli animali, ha detto esattamente le stesse cose che ha pronunciato Roberto Succo. In ogni caso Roberto i suoi esperimenti li fa nella sua cameretta, dove non vuole che entri assolutamente nessuno. Roberto è ossessionato dal fatto che sua madre possa curiosare tra le sue cose. Ma arriviamo al 9 aprile del 1981, quando Roberto commette il primo passo che lo porta verso il baratro, ossia fa fuori i suoi genitori. Il padre di Roberto, Nazario, è un poliziotto, mentre sua madre fa la casalinga. Roberto li fredda entrambi con un coltello. Dopodiché sposta i loro corpi in bagno, mettendoli nella vasca. Arriviamo quindi a sabato 11 aprile, quando Nazario, il padre di Roberto, non mette piede al lavoro da almeno un paio di giorni. È davvero un comportamento strano per lui. L'uomo ha 53 anni e da quasi 20 anni è in servizio al commissariato del primo distretto di Venezia. Nazario più che altro si preoccupa di pratiche d'archivio e di amministrazione. L'uomo aveva finito il suo turno giovedì, alle 23 di sera, come al suo solito. Torniamo un attimo a sabato 11 aprile, perché in quella mattinata due colleghi di Nazario, allarmati dalla situazione, provano a passare a casa sua. Siamo a Mestre e i poliziotti entrano in un portone di via Terraglio al civico 256. I due colleghi di Nazario quindi provano effettivamente a bussare alla porta, a suonare al citofono, ma non risponde nessuno. Dopodiché notano che l'Alfa Sud azzurra della famiglia non è in garage. Arriva a mezzogiorno, quando due uomini della squadra mobile decidono di fare irruzione nell'appartamento al primo piano. Intervengono anche i pompieri che rompono una porta finestra. In questo modo gli inquirenti entrano in casa e non trovano alcun segno di effrazione. All'interno della casa giace il silenzio più profondo, anche se è possibile percepire un forte odore nauseabondo che proviene dal bagno. Gli inquirenti di conseguenza aprono la porta del bagno e trovano i genitori di Roberto Succo nella vasca. Il punto è che la scena del crimine che si para davanti agli inquirenti è totalmente disorganizzata. È tutto sporco, c'è sangue ovunque. È chiaro che dietro quel crimine non vi è alcuna premeditazione. A questo punto gli uomini della scientifica hanno un compito: comporre la lista dei reperti trovati sulla scena del crimine, che come vi dicevo prima è incredibilmente disorganizzata. Vi sono impronte sanguinate lasciate su porte, pareti. E infine trovano un paio di jeans neri e una giacca celeste sporca di sangue. Quegli indumenti appartengono al figlio di Nazario e Maria Succo, ossia Roberto Succo. E in effetti a questo punto gli inquirenti si rendono conto che Roberto è sparito con l'auto di famiglia e l'arma di ordinanza di suo padre, ossia una beretta. Per gli inquirenti a questo punto non ci sono dubbi. In precedenza hanno ipotizzato che il colpevole potesse essere Roberto, però a questo punto ne sono sicuri.
è stato loro figlio. Di conseguenza iniziano a vera e propria caccia all'uomo. Infatti vengono contattati altri membri della famiglia di Roberto. Ed ecco che appare Stefano, lo zio di Roberto, il quale ammette che la mattina dopo l'assurdo gesto, ossia venerdì 9 aprile, Roberto si sia presentato a casa sua a Ghedi, vicino a Brescia. Lo zio di Roberto però sostiene che sia stato solo per una visita, un pranzo veloce insomma. Poi suo zio Stefano dice, è andato via, a me è sembrato tranquillo, forse un po' troppo esaltato. Tutte le stazioni di carabinieri e polizia del Veneto e del Friuli sono in allarme e a questo punto parte davvero una vera e propria caccia all'uomo. Nel frattempo Roberto, al posto di provare a nascondersi, si mette in viaggio, un po' senza meta, insomma, vaga disordinato. Va prima a trovare gli zii di Brescia perché vorrebbe confessare tutto, però poi non trova il coraggio per farlo. Poi si dirige a Pulfero, il paese dove era nato suo padre, nel Friuli Venezia Giulia. Roberto viaggia con distacco totale, come se non capisse che, insomma, date le circostanze, forse era il caso di nascondersi un attimino, al posto di viaggiarsela come se nulla fosse. E infatti la mattina di lunedì 13 aprile, i carabinieri di San Pietro e Pulfero ricevono una segnalazione. Il fuggitivo si trova in provincia di Udine, in una zona in cui risiedono i suoi nonni paterni. Roberto viene avvistato nei pressi di un hotel e poi in una pizzeria. E infatti proprio nel parcheggio di quell'hotel viene ritrovata la macchina azzurra della famiglia Succo, ossia l'Alfa Sud. A questo punto i poliziotti si dirigono verso la pizzeria e lo vedono, sta uscendo dalla toilette. È lui. I carabinieri di conseguenza si gettano su di lui per catturarlo, però Roberto è pronto. Prima di tutto ha con sé un coltello, quello che ha usato contro i suoi genitori, dopodiché estrae la pistola del padre per provare a fuggire, però non riesce a scappare perché il maresciallo ha la meglio su di lui. Dopo l'arresto Roberto viene condotto alla caserma di San Pietro al Natisone e a quel punto dice in un modo un attimino isterico. La mamma mi aveva totalmente escluso, a scuola andavo male e mio padre non voleva prestarmi neanche l'auto. È chiaro che in questo caso Roberto abbia detto una balla, però a questo punto il commissario di Mestre decide di prelevarlo per portarlo dal dottor La Barbera. Durante il viaggio Roberto sta in rigoroso silenzio, fa finta di niente, ma all'uscita di Mestre prova ad aggredire i poliziotti che gli siedono accanto, fino a quando non riescono a immobilizzarlo. Davanti al dottor La Barbera, Roberto ammette tutto. Dice che quella sera, quel giovedì, sua madre l'aveva rimproverato perché era rincasato troppo tardi. E quindi il ragazzo sostiene di averla colpita involontariamente. Poi però si è reso conto che stava gemendo. Insomma, si stava lamentando un po' troppo. E quindi ha deciso di farla fuori. Dopodiché l'ha trascinata in bagno, l'ha messa nella vasca e poi ha riempito d'acqua quella vasca. Verso mezzanotte al rientro di suo padre, Roberto, colpisce anche lui per poi adagiarlo nella vasca da bagno, insieme a sua moglie. Roberto infine la vasca da bagno l'ha riempita di detersivo a causa dell'odore non proprio piacevole. Sostiene di essere rimasto a casa a preparare i bagagli almeno fino alle 5 del mattino e poi si è reso conto che in effetti gli rimaneva solo una cosa da fare. Fuggire. Roberto racconta tutta la notte nei minimi particolari e pare che il senso di colpa non faccia parte di lui. È totalmente distaccato. Il concetto di colpa probabilmente in lui non si è neanche mai creato. Non c'è però solo questo movente. Infatti Roberto racconta che la madre non gli voleva più bene. Si lamentava sempre di lui, l'aveva proprio allontanato. Mentre per quanto riguarda suo padre, Roberto sostiene che si era rotto le scatole in quanto suo padre non voleva più dargli la macchina perché pestava troppo sull'acceleratore. Roberto continua col suo discorso, dicendo poi di essersi diretto a Brescia, proprio per andare da suo zio e raccontargli tutto. Peccato che non l'abbia fatto. Quindi con la macchina di suo padre, Roberto è tornato a Mestre e ha girovagato per la città, senza una meta. Inoltre è anche tornato a casa, forzando i sigilli della polizia, con l'idea di prendere i suoi genitori per occultarne i corpi. Dopodiché Roberto è ripartito e ha guidato fino alla provincia di Udine, dove poi è stato per l'appunto catturato. A questo punto al giudice Carlo Norlio, incaricato del caso, non rimane che verificare la capacità di intendere e di volere di Roberto Succo, che a seguito di una perizia psichiatrica viene dichiarato schizofrenico e totalmente infermo dal Tribunale di Venezia l'8 ottobre del 1981. Roberto viene quindi internato presso il vecchio manicomio criminale di Reggio Emilia, dove dovrebbe essere curato e tenuto sotto stretta osservazione per almeno 10 anni. C'è da dire che durante gli anni di detenzione Roberto segue un percorso decoroso. Non crea assolutamente problemi, però dà evidenti segni di squilibrio. Scrive molte lettere a Don Domenico Franco, un sociologo che ha conosciuto nel periodo in cui è stato in carcere. Roberto quindi scrive: «Potrei tenere testa a 5 sorveglianti con una sola mano. Vorrei soffocarli, ma mi trattengo perché voglio tornare libero.
perché voglio rivedere la luce del sole e non essere più un animale in gabbia. Oltre a ciò, Roberto inizia anche a scrivere del suo passato e dai suoi scritti esce fuori che odiava profondamente le donne della sua scuola, tanto che avrebbe voluto farle sparire. Però il tempo passa e pare che effettivamente per Roberto le cose vadano sempre meglio. Infatti l'uomo finisce il liceo e si immatricola all'Università delle Scienze Naturali, iniziando quindi a dare esami e ottenendo delle licenze di studio fuori dal manicomio, col fine ovviamente di frequentare dei corsi un po' più impegnativi. Ebbene, proprio durante una di queste licenze di studio esterne alla struttura che Roberto scappa. Si dilegua nel nulla e sparisce. E in quel momento ha 25 anni. L'uomo infatti riappare a Parigi. È riuscito a raggiungere la Francia grazie a dei documenti falsi e purtroppo riprende ben presto le vecchie abitudini, trasformandosi effettivamente in quello che tutti, immagino, avevano previsto. Roberto Succo diventa un fuori di melone seriale. La sua prima vittima è André Castillo, un brigadiere della gendarmeria. Viene trovato senza vita dal vicino di casa, freddato da un proiettile calibro 22. Siamo a Tresserve, un comune francese situato nel dipartimento della Savoia, ed è il 2 aprile del 1987. Arrivano poi due giorni successivi in cui vengono denunciate numerose rapine con scasso, tutte nell'Alta Savoia. Dopodiché tocca a France Vuden, una ragazza di origini vietnamite, che verso l'ora di pranzo scompare totalmente nel nulla. Deve incontrarsi con il suo fidanzato in un ristorante, ma non ci arriverà mai. Viene freddata da Annecy, un comune francese del dipartimento dell'Alta Savoia. Siamo al 27 aprile del 1987. Lo stesso giorno, peraltro, Roberto colpisce Michel Astraut, un medico di 26 anni che scompare totalmente nel nulla. Siamo a Sisseron, un comune francese situato nel dipartimento delle Alpi dell'Alta Provenza. Arriva il 24 ottobre del 1987 ed ecco che Roberto Succo colpisce di nuovo. Roberto fa violenza su una ragazza di nome Claudine per poi freddarla al Menton Saint-Bernard, un comune francese situato sempre nel dipartimento dell'Alta Savoia. La polizia francese quindi a questo punto lo identifica come un fuori di melone anche parecchio pericoloso, quindi inizia una vera e propria caccia molto molto intensa che dura per circa 15 giorni. Arriviamo al 28 gennaio del 1988, quando dei poliziotti francesi si recano a Tolone, una città del sud-est della Francia, più precisamente capoluogo del dipartimento del Varo, con l'intento di cercare un certo André, in quanto la notte prima a quanto pare aveva fatto fuoco in un bar, ferendo un uomo alla schiena durante una rissa. La polizia nella hall dell'albergo sta ancora chiedendo informazioni, quando André, in carne ed ossa, arriva nella hall dell'hotel e inizia a far fuoco contro i poliziotti. Michel Moranden, l'ispettore della gendarmeria francese, perde la vita, mentre il suo collega Claude Aizzi rimane ferito. Dopo la dipartita dell'ispettore alla gendarmeria, i giorni che si susseguono sono davvero di forte paura, fino a quando non arriva un giorno in cui una ragazza di nome Sabrina vive in Francia e riconosce, dalle foto segnaletiche sparse ovunque, la faccia del suo ex fidanzato. Il punto è che per Sabrina, quello che i giornali chiamano André, ha un altro nome, ossia Kurt, il suo Kurt. I due si sono conosciuti due stati prima, a Tolone, e Sabrina al tempo aveva solo 14 anni. Si è quindi invaghita di lui e da quei giorni non hanno mai smesso di vedersi, almeno durante i fini settimana. Quando Kurt la va a trovare passano molto tempo fuori casa, vanno a fare lunghe passeggiate o vanno anche fuori città. Ma c'è un problema. Sabrina, del suo Kurt, non sa assolutamente nulla. Però non è che la ragazza stia proprio zitta. Insomma, come tutte le ragazze normali, fa domande al suo presunto fidanzato. Prova a chiedergli spiegazioni sulla sua vita, gli chiede informazioni del suo passato. Il punto però qua è uno ed è abbastanza importante, perché Kurt ad ogni domanda della ragazza non dà mai la stessa risposta. Parla inoltre in modo strano, mischiando inglese e francese, e ogni volta si inventa una balla diversa. Sabrina però non si preoccupa più di tanto della cosa, lo lascia parlare. Anche perché la ragazza ricorda che Kurt si è messo a piangere di punto in bianco, raccontandogli in effetti parecchie cose reali della sua vita. Roberto prima di tutto le racconta della sua infanzia e mette l'accento su quanto sua madre fosse possessiva e non lo lasciasse respirare. Poi arriva anche a raccontare a Sabrina di aver fatto del male ai suoi genitori. Racconta anche a Sabrina dell'ospedale psichiatrico e della sua fuga. E poi conclude dicendo che il suo vero nome non è Kurt, ma Robert Jus. Peccato che Sabrina non ci creda neanche per un momento a questa storia. Inizia ad avere in effetti anche qualche sospetto e infatti poco dopo Kurt la lascia malamente, scrivendole su un fogliettino che tutto ciò che le ha raccontato sono solo stupidaggini. Poi sparisce. Di conseguenza a questo punto Sabrina prende una decisione, va dalla polizia
e va a dire quello che sa. Nel momento in cui la polizia sente la storia di Sabrina, le dice che in realtà Kurt non è mai esistito. Ma soprattutto scoprono che l'uomo che tutti chiamano André, in realtà, si chiama Roberto Succo ed è italiano. La polizia francese a questo punto riesce ad ottenere l'impronta digitale di questo fantomatico André. Dopodiché chiede alla polizia italiana di inviargli le impronte digitali di Roberto Succo ed è in questo modo che fanno bingo e capiscono che praticamente André e Roberto Succo sono la stessa persona. Il gioco è belli che è fatto. Peccato però che passi di nuovo un po' di tempo e arrivano altre segnalazioni perché l'uomo purtroppo è arrivato in Svizzera. Roberto ha aggredito un gestore di una stazione di servizio col fine di rubargli una macchina che poi successivamente ha abbandonato, ovviamente col fine di rubarne un'altra. Di conseguenza ferma una ragazza che sta guidando, quasi lanciandosi in mezzo alla strada per poi prenderla in ostaggio. Vuole farsi portare a Berna e minaccia di farla fuori se non la accontenta. Però accade un fatto perché durante il viaggio hanno un incidente e quindi la ragazza che lo stava portando a Berna riesce a fuggire. Arriva quindi la polizia che di nuovo cerca di catturarlo, ma Roberto Succo non ha remore neanche a sparare contro la polizia svizzera. Infatti fa fuoco fino a quando non riesce a scappare. Di nuovo. A questo punto ci spostiamo a Lis, non troppo lontano da Berna. Roberto si introduce a casa di una ragazza che sta aspettando delle sue amiche. L'uomo aspetta con la ragazza e le sue amiche e poi decide di far violenza su tutte e tre. C'è però un fatto. Non è che scappi subito, anzi. Roberto sta lì nella casa, guarda un po' di TV, si fa una doccia e poi decide di andarsene, sparendo di nuovo. Una delle tre ragazze purtroppo è in stato di shock e non riesce letteralmente a parlare mentre finalmente le altre due danno una descrizione davvero dettagliata di Roberto Succo, che anche in quel caso si faceva chiamare André. Roberto, per arrivare a casa di quella ragazza, aveva rubato un'auto che ha abbandonato addirittura lì sotto, non si è preoccupato neanche di spostarla o di nasconderla. Dopodiché la polizia decide di dare un'occhiata all'auto che Roberto Succo ha lasciato sotto casa di questa ragazza. E in effetti viene riscontrato che ci sono delle impronte digitali che corrispondono a quelle trovate a Parigi e in Italia. Ed è in questo modo che si scopre con certezza che Roberto è nascosto in Svizzera da qualche parte. A questo punto il mandato di arresto è internazionale. Tutte le polizie sono allertate e iniziano a dargli la caccia. Passa qualche giorno, fermano qualche persona, ma nessuna è Roberto. Dopo averlo cercato per praticamente tutta Europa, il 29 febbraio, a Conegliano, nella provincia di Treviso, la squadra mobile finalmente lo riesce a individuare e una decina di agenti in borghese gli tendono una trappola. I poliziotti sono arrivati lì dopo una serie di segnalazioni arrivate da Belluno, Milano e infine ovviamente Treviso. La polizia a questo punto balza addosso a Roberto, che come al solito reagisce con una forza bruta. Prova a divincolarsi in ogni modo e inizialmente ci riesce. Dopodiché prova a dirigersi verso la sua auto momentanea col fine di scappare verso Brescia. Ma non ci riesce. La polizia lo bracca prima, i poliziotti lo atterrano e lo ammanettano. Roberto, nella macchina in cui stava tentando di fuggire, ha una Smith & Wesson calibro 38 ed è proprio con quell'arma che ha colpito l'ispettore francese, ossia Michel Morandin. Inoltre viene anche trovato un documento falso intestato ad un dipendente delle Ferrovie dello Stato, una carta di credito e infine un libretto bancario. Roberto oltretutto ha molto liquido con sé, ha molti soldi contanti, sia in lire che in franchi francesi. Viene inoltre trovata una cartina geografica con allegato un piano di fuga per la Sicilia fino al Nord Africa. Roberto quindi viene arrestato e una volta arrivato in questura, quando gli chiedono quale sia la sua professione, l'uomo sostiene di essere proprio un fuori di melone, uno che fa fuori le persone, punto. Ovviamente Roberto Succo si vanta di aver preso in giro le varie polizie di mezza Europa, ma di non aver mai avuto rapporti con la criminalità organizzata. Ma soprattutto Roberto se la tira perché è riuscito a cavarsela per tutti questi anni grazie a delle donne. Queste donne Roberto è riuscito ad ammagliarle in Francia. Una di loro è Sabrina, ma non è l'unica ad aver amato Kurt barra André. Infatti vengono individuate altre due ragazze e tutte quante vengono accusate per favoreggiamento. Arriviamo al 1 marzo del 1988. Roberto è rinchiuso nel carcere di Santa Bona, a Treviso. È sorvegliato a vista da tre agenti di custodia, mentre si gode la sua ora d'aria. Pensate che Roberto è dietro le sbarre da appena 24 ore. Le guardie che sorvegliano Roberto purtroppo si distraggono per qualche secondo. E quei piccoli, infimi, inutili secondi bastano a Roberto per permettergli di aggrapparsi alla tettoia alta più di 2 metri. Riesce poi a salire sul tetto della prigione, che ovviamente viene circondato dalla polizia, dai carabinieri e dai giornalisti. Roberto sul tetto della prigione si toglie i vestiti e resta in slip, iniziando poi a parlare con i giornalisti.
Roberto sostiene di avercela a morte con una donna impreciso, quella che l'ha segnalato, Sabrina, l'unica che in realtà, dice Roberto, abbia mai amato. Lo spettacolo di Roberto dura ben un'ora. Si aggrappa quindi ad un cavo per passare dal tetto della prigione al tetto dell'abitazione del direttore. Vorrebbe scendere, però poi è attirato da quel cavo e quindi decide di dondolarsi reggendosi solo con le mani. Peccato che quel cavo che ha usato in precedenza non regge. Roberto cade da 6 metri. Si rompe 3 costole e si russa una spalla. Nonostante questo però non si ferma ugualmente, è agitato. E i medici devono sedarlo prima di caricarlo in ambulanza e spedirlo al carcere di Livorno. Anche lì, in una cella di isolamento. A marzo la Francia chiede l'estradazione per Roberto Succo. Per paura che una perizia possa giudicarlo infermo di mente. Arrivano così altre istanze dai giudici svizzeri per casi imputati a Roberto Succo. Nel maggio dello stesso anno un vero e proprio collegio di periti giunge alla stessa diagnosi già precedentemente ottenuta da Roberto. L'uomo è un soggetto schizofrenico e socialmente pericoloso. Il giudice quindi deve riconoscergli l'incapacità di intendere e di volere, nonostante le proteste dei francesi. Roberto Succo deve stare in un manicomio criminale. Quello è il suo posto. Però le cose che avvengono sono un po' assurde. Roberto viene spostato dal carcere di Livorno, approdando in quello di Vicenza per una questione logistica. È vicino al tribunale. E quindi è più facile contenere la fuga di notizie. Anche a Vicenza Roberto sta in isolamento, sorvegliato per tutto il giorno. Arriviamo alla mattina del 23 maggio del 1988. E il personale della prigione, guardando dallo spioncino della sua cella, si rende conto che Roberto è ancora a letto, con la testa sotto il cuscino. Una cosa che accade spesso. Però inizia a farsi tardi e l'uomo non accenna ad alzarsi. A quel punto gli agenti si preoccupano ed entrano nella stanza. Alzano il cuscino e si rendono conto che Roberto ha deciso di togliersi la vita. L'uomo si è procurato del nastro adesivo, un sacchetto di plastica e una bomboletta spray data in dotazione a tutti i detenuti. Ha infilato la testa nel sacchetto e ha lentamente fatto fuoriuscire il gas nel sacchetto. Poi ha perso conoscenza fino a venire a mancare per soffocamento. La cosa che mi ha stupito onestamente è che Roberto, nonostante la sua follia, ha scelto la sua fine con un'estrema lucidità. Detto questo ragazzi, io ho finito di sproloquiare in questo video. Spero che questo video possa essere stato di vostro gradimento. Voi conoscevate Roberto Succo? Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate della sua storia. Detto questo, noi ci vediamo prestissimo in un altro video. Io vi mando un bacione, mi raccomando, fate i bravi e soprattutto continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene.